Ciao, ben trovato sul mio canale e ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è Le certezze del narcisista. Faccio questo video perché alcune persone me l'hanno richiesto, perché ho ascoltato molti racconti, ho cercato di prendere su questo argomento molte informazioni, anche dai libri. Ti posso dire una cosa, il narcisista patologico è una persona profondamente insicura. Proprio perché vive sull'apprezzamento degli altri. Lui ha bisogno di continuo nutrimento narcisistico e quindi ha bisogno che tutte le persone dicano quanto è bravo e quanto è bello. Sta alla base di una persona profondamente insicura, anche qualora sia di tipo overt, quindi un narcisista molto che sembra forte, io di qua, io di là. Fondamentalmente è una persona debole. Ovviamente sprizza certezza da tutti i pori. Ti dice che lui comunque è una persona vincente, ti parla delle sue mirabolanti conquiste, tutto questo per darsi un tono. Quindi la certezza che lui esprime è sintomo, è diciamo l'emblema della sua incertezza. Perché ricordati che una persona certa e sicura dei propri mezzi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno, perché sa perfettamente cosa è la posizione che ha nel mondo. E gli altri sono persone come lui con un proprio io, un proprio ego differente, perché ricordi che il narcisista patologico non vede la differenza tra sé e gli altri, cioè gli altri sono strumenti che servono a se stesso, quindi purtroppo non ha empatia. Quindi vi abbiamo detto, il narcisista patologico è profondamente incerto, insicuro all'interno, però ha una certezza su di te. Che sei ovviamente, parlo di te ovviamente se sei una vittima di narcisisti patologici, che è quella che su di te ha ogni potere. Un narcisista patologico sa perfettamente che ha iniettato nella preda ansia e confusione e a questo punto lei, drogata emotivamente o drogata emotivamente, fa ciò che il narcisista patologico vuole. Insomma, è completamente in balia. La sua certezza sta nel fatto che lui può fare quello che vuole, quel cazzo che vuole, scusami, il francesismo, e tu stai muta e rimani lì e lo aspetti. Questa è la certezza basilare di un narcisista patologico. Ora, niente di più sbagliato, cioè è vero che molte prede rimangono lì poi fino a un tempo determinato, perché tutto ha un limite, la pazienza anche di una preda ferita, drogata emotivamente e tutto il resto finisce. Ma sai che cosa è di tragico da una parte, ma bello dall'altra? Che se tu, che sei la preda, mini la certezza di averti in pugno, come attraverso il fatto che tu vai in no contact totale, attraverso il fatto che tu ti fai vedere serena, senza rispondergli più al telefono, attraverso il fatto che posti foto magari sui social insieme ad altre compagnie, lo fai andare nei matti. Un narcisista patologico, non avendo neuroni specchio, non capisce il dolore che infligge agli altri. E questo cosa lo porta? Lo porta a sentirsi spocchioso, spocchiosamente superiore. Tu, che sei, se sei stato, ripeto, una preda, una vittima, hai la possibilità di ribaltare la frittata. Vai in no contact totale. Lo so che non è facile, ci sono passato, è difficilissimo. Ma se lo fai, ribalti la frittata e mini la sua più grande certezza. E qual è? Quella di averti in pugno. Quindi il no contact totale è fondamentale perché vai a picchiare contro la base del narcisismo patologico, cioè la sicurezza che tu sei la vittima predestinata e per sempre. Quindi il narcisista patologico ha questa certezza, tiene sempre buono che un narcisista patologico non fa niente di buono, non porta niente di buono alla vita delle prede, ma le rovina soltanto. Quindi quando senti spesso nelle relazioni ansia e confusione, significa che sono tossiche e vanno tagliate. Tutto qui. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici. Ricorda e ripeti il motto, l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico e quindi narcisistico, persone empatiche, cioè che si sanno immedesimare in stati d'animo altrui, sono davvero preziose. Quindi se hai questo dono, tienilo buono. Tutto qua. Se ti è piaciuto il video, clicca i like e clicca la campanellina per
per seguire i miei aggiornamenti. Ciao da Stefano.